Enzo, dopo l'ultimo Piombo, 10 passi. Acciughe a colazione. La paura a mare ha il rumore simile alla pioggia. Migliaia di piccoli pesci che, dibattendosi, fanno bollire le onde. E mentre gli spruzzi scintillano al sole della mezza mattinata, all'improvviso salta fuori, imponente e argentato, un tonno. Un arco perfetto nell'aria, quasi un saluto tra pescatori. «Ci sugno pure io!» pare dire. E poi giù di nuovo negli abissi. Il bollore a fior d'acqua si sposta e poi piano piano si cheta. Quel giorno pesce nemmeno uno. Vuoi vedere che li ha mangiati tutti lui? Ora potresti saltarmi in barca, per favore? Per favore? Allora che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura, quelli dentro di libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli. Va bene, è arrivato il momento. Il mare abbiamo... Vi aspettiamo alla prossima puntata. Lo prenderanno i nostri eroi? Non è freddo di te negli scialli, che aspettano che cosa non si sa. Che bello! Ma quando tu muori per la voglia di vedere, e quando ci fermiamo sulla riva, lo sguardo all'orizzonte se ne va, portandoci pensieri alla deriva. Quello dietro di libertà. Alla prossima. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente che è sola.